Ed ora la senatrice Di Girolamo illustra l'interrogazione numero 1115 concernente i controlli nel settore dell'allevamento contro il fenomeno della mafia dei pascoli. Prego. Grazie Presidente. Ministro, la mafia dei pascoli è un fenomeno tanto odioso quanto incancrenito in tutto il paese e in alcuni casi si espande anche a macchia d'olio indistintamente su tutte le regioni. La semplicità con cui si accede all'erogazione dei contributi comunitari e la mancanza soprattutto dei controlli rigorosi, rendono questo un sistema, quello dei fondi europei in ambito agricolo, un vero e proprio business per le organizzazioni criminali. Mi fa piacere vederla annuire. Io voglio ricordare tra tanti il maxi processo dei Nebrodi che si è concluso con condanne che se sommate tra loro arrivano a contare, a superare i 6 secoli di carcere, 6 secoli di carcere per reati come associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, truffa aggravata, ma anche altro. Ministro, il sistema della distribuzione dei fondi europei nel settore agricolo non funziona. E se così non fosse, non saremmo stati costretti a leggere di un'altra maxi inchiesta, questa più recente, quella condotta dalla Guardia di Finanza di Pescara, coordinata, mi scusi, dalla DDA della Procura dell'Aquila, e che ha visto coinvolti ben 75 soggetti, ha visto disporre 25 misure cautelari, 16 sequestri preventivi, interessando ben 10 regioni: Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Campania, per un totale di 5 milioni di euro in frodi. Ministro, noi parliamo di grandi aziende che vanno ad occupare grandi aree di terreno con l'unico obiettivo di accedere a fondi comunitari, senza poi andare a garantire l'effettiva attività di pascolo e andando anzi ad alimentare un altro odioso fenomeno, quello dell'eccessivo imboschimento dei terreni. Allora, quello che le chiediamo è in che modo intende garantire innanzitutto la sicurezza degli allevatori, in che modo intende tutelare l'economia locale dell'allevamento, controllare il corretto uso dei fondi comunitari. Quindi, insomma, quali sono le iniziative che lei ha messo in atto, che intende porre in essere per scongiurare e prevenire l'uso fraudolento dei fondi comunitari e porre fine agli affari sporchi della mafia dei pascoli? Grazie senatrice. Il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l'onorevole Lollobrigida, risponde all'interrogazione illustrata. Ringrazio la senatrice Di Girolamo e il capogruppo Patuanelli, firmatari di questa interrogazione, che parte dalla sottolineatura di due importantissime indagini che hanno portato dall'insediamento anche del nostro governo ad affrontare due temi fondamentali, quelli legati all'agromafia e alla tutela che necessitano i nostri imprenditori dell'allevamento, i nostri imprenditori tutti a cui vengono sottratti soldi dalla malavita che potrebbero andare invece a sostenere questo tipo di agricoltura. Mi permetta di ringraziare con l'occasione la Guardia di Finanza e le procure che hanno agito in maniera solerte, come fanno i nostri carabinieri nel controllo, per quanto possibile, di questi fenomeni che stanno diventando dilaganti anche a causa della crisi del mondo allevatoriale, della crisi legata al mondo dell'agricoltura tutte. Le indagini, come sa, sono durate 2 anni, è emerso come l'associazione criminale operativa dal 2014 avrebbe simulato il possesso dei requisiti necessari per ottenere la disponibilità di terreni e di corrispondenti titoli PAC e quindi hanno beneficiato di qualcosa a cui evidentemente non avevano diritto con azione criminosa. Le società avevano sede, come lei sottolineava, in varie parti d'Italia, quindi è un fenomeno che spesso avviene al sud, ma che coinvolge attività criminose che invece hanno spesso protagonisti che non sono persone del sud. Tali vicende ci inducono a ritenere che il sistema di prevenzione delle truffe, nonostante la dedizione e il grande impegno delle forze dell'ordine, sia stato poco efficace. Ed è per questa ragione, insieme alla necessità di affrontare le situazioni legate ai maltrattamenti animali, che ci ha spinto in queste ore a promuovere un urgente atto normativo che riporti il CUFA e le funzioni del CUFA per avere un numero di carabinieri sufficienti ad operare in questo senso. Perché vede, al Ministero dell'Agricoltura
Nel tempo, da azioni che io non considero corrette, sono stati sottratti i carabinieri e sono rimasti 145 uomini delle forze dell'ordine per affrontare le agromafie e il maltrattamento animali. Un po' pochi per arrivare all'obiettivo. Con il nostro decreto e con i 5.000 carabinieri a disposizione potremo occuparci di questa competenza in maniera più efficace nell'interesse degli obiettivi che anche lei ha posto. L'altra è l'AGEA. L'AGEA è un'agenzia fondamentale che deve verificare i pagamenti e purtroppo la situazione che abbiamo trovato non era nel massimo dell'efficienza, tant'è vero che l'Europa ci ha contestato esattamente questo in più occasioni negli ultimi anni e nel decreto abbiamo eliminato un insieme di poltrone, se vogliamo semplificarlo, il SIN, che rallentava invece che agevolare la possibilità di controlli, che saranno sempre più efficaci. La Commissione europea ci ha riconosciuto un efficientamento progressivo dell'AGEA, perché è quello l'unico strumento, anche con le dotazioni, diciamo, di carattere tecnologico, ci permettono di incrociare i dati per mettere in condizioni di effettuare controlli sempre più puntuali ed evitare che anche un euro finisca nei soldi non solo della malavita ma anche di chi non ha diritto. Noi abbiamo una situazione paradossale: in Italia esistono allevatori che percepiscono la PAC che hanno più di 105 anni e che riteniamo statisticamente difficile possano continuare a condurre un'attività imprenditoriale. Quindi lavoriamo, io spero, in grande sintonia per affrontare problemi che non sono né di destra né di sinistra ma incidono sui soldi degli italiani e sui fondi europei, in questo caso utili a garantirci buon cibo e soprattutto tutela del territorio, che viene effettuata più di ogni altra cosa dai nostri agricoltori. Grazie Ministro. La senatrice Di Girolamo ha facoltà di replicare per 2 minuti. Ministro, pochi mesi fa la Procura europea, nella sua consueta pubblicazione annuale, il report annuale, porta l'Italia prima in classifica tra i paesi europei per frodi. E certo questo non è un primato di cui vantarsi. Ora lei mi parla di operazioni, di decisioni prese nelle ultime ore. Bene, io non posso essere soddisfatta da questa risposta, perché io questa interrogazione l'ho depositata più di un anno fa e lei ha nel momento in cui è costretto a venirmi a rispondere in aula viene ad annunciare queste decisioni politiche prese nelle ultime ore: aumento del numero dei carabinieri del CUFA, l'AGEA e lo snellimento dei lavori. Beh, vedremo. Ministro, qua il meccanismo resta sempre lo stesso: intimidazioni, minacce agli allevatori locali, incendi, allevamenti di bestiame completamente rasi al suolo, avvelenati, grandi aziende che prendono concessioni di vaste aree senza poi dar seguito a quello che è l'impegno. Allora io le dico una cosa, Ministro, noi potremmo renderci e comunque dirle di essere soddisfatti solo nel momento in cui l'Italia riuscirà a perdere il triste primato pronunciato dalla Procura europea. E io la ringrazio, attendiamo che arrivi questo momento.